In cambio di provvigioni monetizzava gli importi caricati sulle card rilasciate ai percettori di reddito di cittadinanza. Il titolare di una tabaccheria di Montesilvano è finito nei guai insieme a due suoi collaboratori di 50 e 45 anni, a 14 percettori di reddito di cittadinanza che hanno età compresa tra 22 e 52 anni e sono originari delle province di Pescara, Chieti e Teramo, e due stranieri provenienti dal Senegal e dalla Romania. Nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara è emerso che il tabaccaio si era trasformato in un vero e proprio bancomat da cui poter prelevare denaro contante, esibendo la relativa carta e simulando l'acquisto di beni o servizi di prima necessità. I percettori del reddito di cittadinanza ricorrevano a questa forma illecita di cash dispenser per aggirare le limitazioni imposte dalla legge in merito all'utilizzo delle card. L'operazione delle Fiamme Gialle pescaresi, guidate dal comandante provinciale Antonio Caputo, testimonia il quotidiano presidio del territorio assicurato delle pattuglie dei finanzieri e finalizzato a prevenire e a scoprire attività illegali che maggiormente incidono sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.